Innanzitutto dobbiamo dire che sì, sono 25 anni di un traguardo di Colle Toraz che però è nata nel 1838, un po' più di 25 anni. Nel 1838 si è insediata la famiglia di mio socio Francesco sul Colle Toraz e fino al 1993 è stata una famiglia di vinificatori e viticoltori come tante altre del territorio. Soltanto nel 1993 l'ultimo discendente della famiglia, Francesco, appunto, ha deciso di intraprendere un percorso un po' diverso, di creare questa nuova Colle Toraz, creando questa società assieme a me, io sono enologo, e all'altro socio Paolo che è agronomo, per cercare, come obiettivo ci siamo posti questo, cercare di provare a diventare un'azienda di riferimento qualitativo per il territorio. Cosa vogliono dire questi 25 anni? Innanzitutto mi viene da pensare, da esprimere, il tempo vola, è andato così velocemente che non ce ne siamo neanche accorti, e dopo posso aggiungere che sono stati 25 anni di impegno e passione che ci rendono molto orgogliosi per aver contribuito in qualche maniera a far crescere la terra di Valdobbiadene. Per i 25 anni, che per noi è un traguardo importante, abbiamo deciso di confezionare 25 magnum di cartizze. Perché cartizze? Non poteva essere altrimenti. Noi siamo nati e cresciuti e siamo tuttora sul punto più elevato del cartizze, dominiamo l'anfiteatro del cartizze e abbiamo le radici profondamente infisse sulla collina del cartizze, quindi non poteva essere altrimenti. Abbiamo cercato di confezionare questi 25 magnum di cartizze con cristalli Swarovski, quindi impreziositi. Abbiamo cercato di creare qualcosa di prezioso perché volevamo ricordare questo nostro momento omaggiando, regalando questi oggetti preziosi a delle eccellenze italiane che si stanno distinguendo in vari campi, dalla ristorazione alla comunicazione eccetera. Quindi volevamo condividere questo momento di gioia. È un'emozione, per 2 anni consecutivi questi ragazzi sono stati indicati nei primi 30 under 30 del Meridione nella sezione arte ristoratori, quindi sì. E sono stati anche i primi che qui a Vinitaly avete ricevuto la bellissima bottiglia, sì, dei 25 anni di Colle Toraz. Lei prima di te, perché mi sembra che lei sia più giovane, quindi sì, da lei vogliamo sapere le tue emozioni e come sei arrivata in questo mondo. Beh, è qualcosa che ci ha trasportato pian piano con la cucina, con il nostro ristorante, ci stiamo trasportando sempre di più anche nel mondo del vino, perciò anche di Colle Toraz. È un onore ovviamente essere premiati per i 25 anni. Avete ovviamente, parlate di un ristorante, avete ovviamente una bella lista vini. Sì. Avete ovviamente Colle Toraz, e sì, come ti senti essere per il... Tu sei il primo anno, o già sei il secondo, perché il primo anno è stata lei, sì, tu, ok? Come ti senti di essere inserito in questa lista? No, io super, super orgoglioso, perché 2 anni consecutivamente far parte dello stesso progetto ci rende super orgogliosi. E poi noi viviamo in una parte dell'Italia che è molto più vicina all'Africa che a Roma. E quindi ci rende super orgogliosi di poi far parte di un progetto che è super internazionale invece. Qual è il tuo piatto simbolo? Noi non abbiamo un piatto simbolo, più che altro abbiamo un'idea simbolo, che è quella del gusto del territorio. E per te è la stessa cosa? Eh sì, comunque siamo una squadra, perciò è tutto condiviso. Anche l'idea. E quante persone avete nel vostro ristorante? Potete ospitare? Noi ospitiamo 22 persone come ospiti e noi nel ristorante lavorano 16-17 ragazzi, tutti millennial. Io sono il più grande, io ho 27 anni, sono classe 90. La tua esperienza di scuola?
Io ho fatto l'alberghiero a Lecce, poi ho fatto un'esperienza al nord Italia, una stella Michelin, e poi sono andato a Martin Barasedeghi, Eneco Accia, e Andoni Luisa Duritz, Claude Bosi, in giro per il mondo. Insomma. E la tua? In Italia non ho fatto molte esperienze se non con Floriano, e poi all'estero a Londra con Claude Bosi, Francia, Paco Torreblanca e altri come Martin Barasedeghi.